là si fa una fatica veramente cane a trovare un canestro. A me invece la birra fa un altro effetto. Ops! Ovviamente era tutto una studiata boutade per distogliere l'attenzione da questa partita che ormai la Virtus ha visto sfuggire di mano. Ormai è andata, è finita tutta la stagione, è una vergogna, è uno schifo. Siamo in Serie B dilettanti. Detto tutto quello che penso, possiamo tornare al commento. In effetti la Virtus questo parziale 17-1 l'ha ritrovata, come si dice dalle nostre parti, ho visto un Tomasiello un po' nervoso, un Casadei stanco e sbagliare, forzare troppo, Cucarolo sbagliare due cose facili, preso dalla foga, ma soprattutto una difesa palesemente inconsistente. Giacomo, c'è da darmi i soldi della pizza, spero che tu non te ne scordi, perché se no vengo a, ti aspetterò sul pianerottolo di casa. Meno 13, parla come se non bastasse per Canelo che si è fatto beffe di Derrà, nella sfida fra i mezzi colored, sbaglia qui Derrà, aveva tirato in piena completa solitudine, sbaglia Canelo, Derrà non ho capito dove fosse nella circostanza, Portanese fino in fondo, tira fuori un po' di quei solidi sferici che dovrebbe avere sotto i pantaloncini e va fino in fondo per portare la Virtus a meno 11 e Milleri sceglie nuovamente la zona, una soluzione che aveva fruttato il recupero anche nel secondo periodo. Marcante sotto per Masper con il terzo di Tessitore che si trova fuori, ma Portanese non doveva aiutare da quel lato, raddoppiare su Masper, non male che il tiro di Tessitore è fuori e ancora Portanese prova ad attaccare Tessitore, si incaponisce, rischia la palla e subisce, viene fischiato i passi, ma discutibili, però non protesta la Virtus e Portanese è riuscito a scaricare su Casadei. Meno 11, una montagna ancora da scalare per la Consumit. Ora è Tomasiello a dar fastidio a Canelo, zona già dall'azione precedente, mi fa piacere che tu te ne sei accorto, marcante dentro, si riattacca dallo stesso lato, sul lato forte per poi trovare sul lato debole, ma ottima la rotazione di Casadei, veramente intelligente. Portanese non ho capito perché non corre dando palla a Derrà, ci pensa ora Tomasiello, secondo me ha fatto passi e infatti ha fatto passi, ha fatto due passi e poi ha palleggiato, a quel punto salti. Derrà veramente delle sciocchezze di una banalità mostruosa e vedo un po' i giovani in difficoltà, anche Portanese ha paura di correre, spinge questa palla e va fino in fondo, non c'è ormai nulla da perdere. Se ci volete dire qualcosa sulle statistiche poi. Canelo incontenibile. Sì sì, nel senso che ve la vogliamo dire, no, diciamo la statistica sicuramente più eclatante è l'82% di Trapani da 2 e se vi sembra tanto sappiate che abbassa il 90 con cui aveva chiuso il primo tempo, segno che insomma in difesa sinceramente si può fare qualcosa di più, si può dare di più come cantava Ruggeri Morandi Tozzi, dove sappiamo ben tutti che la mente pensante lì era Ruggeri, insomma non vi sto qui a dire. Ovviamente di musica contemporanea non capisci un'emerita, sappiamo tutti che Umberto Tozzi ha scritto le pagine più belle del lirismo italiano degli ultimi anni, Ruggeri purtroppo è soltanto uno sporco emulo di canzoni prese altrove. Vabbè, troviamo un terreno comune, cioè Gianni Morandi non c'entrava niente. Allora il percentuale Siena sono 38% complessivo al campo, Trapani 64%, diciamo che la partita si dice un po' lì, intanto Santa Rosa ha stoppato contro la zona, Trapani fa tanta fatica, la Virtus però raramente riesce a riconvertire
tutto il sudore che butta di là. 12 rimbalzi offensivi alla Consumi, te ne sono serviti per rimanere più a contatto possibile. Questo passaggio io lo sognerò stanotte, probabilmente con altro, ma sicuramente questo passaggio popolerà la mia nottata. Persa un altro pallone, Marcante che non è nato ieri, ne intercetta un altro e alza il... Ecco qua, abbiamo però variato modo di perderla in questo modo, accompagnata di Masper. Diciamo che il nostro giudizio su Derrà è rivedibile, speriamo di vederlo meglio nelle prossime partite, ovviamente gli diamo tutte le attenuanti del caso anche a lui, ma comunque, ripeto, in attacco noi siamo per la tolleranza, in difesa si vorrebbe vedere qualcosa però di più, perché ripeto, l'attacco te lo insegna Billeri come muoverti, dove andare, c'è ancora un bel po' di confusione mi sembra, siamo agli inizi, la difesa, come ti insegna qualsiasi allenatore, è per l'80% volontà. Intanto Rino, uno che di volontà ce ne ha tanta, si butta dentro, prende un fallo e cerca di fare stare Soia a contatto, il tempo scorre e passano le ore, e com'era la canzone, potremmo continuare, passano le ore, noi finalmente faremo l'amore, purtroppo non riguarda Benzarolo questa frase, per lui passeranno gli anni altro che le ore, e comunque speriamo non passino gli anni prima di vedere la Virtus giocare un pochino meglio, perché sennò sarebbe un grosso problema. Tanto mentre stanno pulendo il campo, Tomasiello respira e speriamo faccia un 2 su 2 che ci possa dare un po' d'ossigeno. Tanto Trapani va con Marcante da 4, che è entrato al posto di Santa Rossa. Realizza il primo Tomasiello. Purtroppo sbaglia il secondo, ma c'è invasione di Marcante, allora si ripete. Vorrebbe un altro tiro libero e poi una grandissima difesa. Purtroppo poi in attacco facciamo questi passaggi orizzontali dove ci abbiamo perso, penso, una quindicina di palle. E purtroppo sbaglia ancora Tomasiello. Meno 12. Ancora zona, a terra del Racce, cioè Marcante in area, si rialza e poi Tessitore sull'aggressione di Portanese, si va da Master, spalla canestro contro Casadei, bel movimento di Masper che poi viene evirato e andrà in lunetta. Masper contro Casadei, qui detto estremamente leggero quello di Billeri, anche perché Andre Haus si può giocare ovviamente a 4, però come vedete filiforme. Casadei grande atletismo, però sono due metri suoi. Masper ha cercato di far valere il fisico, gli è andata bene, segna anche il primo tiro libero. Trapani non sta tirando molto bene i tiri liberi, l'unica cosa che non sta tirando bene forse perché non li difendiamo noi lì, e lì ci vanno da soli, e sbaglia poi il secondo, dato il bacio della morte, sempre meno 13, 7 minuti da giocare, bisogna dare qualcosa di più e accelerare. Difesa molto bene comunque Trapani sulla transizione Virtus. Poi era Virtus che ha attaccato male, non so quale, diciamo, le colpe e i meriti si dividono. Casadei finta la partenza, poi batte bene Masper e va a appoggiare. Grande canestro per Casadei che si porta a quota 21 ed è sicuramente stato il migliore dei suoi. Questa sera meno 11, si può ancora fare. Yes we can, io sono molto dubbioso perché Trapani la sta giocando un po' come vuole, contro l'uomo a... ha attaccato uno dei portatori di palla e tutti i punti di difficoltà, trovando sempre un ribaltamento sul lato debole. Questa volta non era lato debole, ma Evangelisti, quota 20, non ha mancato di punirci. Dicevo che in realtà non hanno avuto difficoltà a attaccare nemmeno la zona con pallone dentro e pallone fuori, trovando sempre punti di difficoltà. La Virtus invece mi sembrano avere ancora piena contezza delle proprie delle due dimensioni, dentro fuori, si gioca molto su iniziative personali estemporanee, perché una volta che nel primo tempo i giochi non sono andati a buon fine, mi sembra che ora si giochi molto per iniziative dei singoli. Io ripeto la mia mozione in una giornata in cui a Rino sono state messe le mani addosso a Marcante e
per metterlo in difficoltà, una giornata in cui da Derrà e da Portanese non hai avuto altro che disastri, ovviamente potevo pensare che potevi provare a mettere Terrino in guardia e mettere dentro Diomede, non credo che i danni sarebbero stati peggiori, il ragazzo avrebbe acquistato fiducia eccetera, ovviamente